Oh, eccoci qua ragazzi con un bellissimo nuovissimo video. Oggi andiamo, tra l'altro a sua insaputa, andiamo ad installare uno schermo aftermarket sulla macchina di mio padre, senza che lui lo sappia, cioè perlomeno se lo sapesse non me lo farebbe fare. Quindi andiamo subito a vedere come si fa. Qua abbiamo il tutto. Vabbè, questa è la mia. Abbiamo i cablaggi, vari. Questa è l'antenna, per dire. Qua andremo a trovare il cavo del microfono che ci serve. Tutto il resto è abbastanza superfluo. Qui abbiamo la centralina di comando. Questo è il quad lock principale, che poi andremo a vedere dietro. Questo si attaccherà perché fa parte della centralina. Poi abbiamo il GPS e le due USB. E qua abbiamo l'upgrade. Però aspetta, prima dell'upgrade, com'era la macchina? Cioè, ragazzi, la macchina è così, ok? Originale. In pratica noi andremo invece a fare questo upgrade, questo cambiamento in quest'auto. Alla fine ci sarà un mega schermo che è bellissimo, ragazzi, fa un effetto spettacolare. Non so se molto 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 bello, molto, sono molto andiamo, montiamolo. Andiamo a praticamente a scastrare questa cornice che lo tiene giù, e da sotto qui abbiamo molta presa, ci sono due clip qua e due clip qua e due qua. Sono proprio ad incastro, ok? Potreste usare o una miletta di queste per aiutarvi, però io inizialmente ci provo con le mani, ok? Vedi che è molto facile. È un po' duretto perché giustamente c'ha gli incastri, eccoli qua, li vedete? Poi venite più vicino, le vedete queste mollette, ok? Vanno ad incastrarsi qua dentro e quindi fanno molta presa, ok? Ora, macchina, mi raccomando, è spenta. Andiamo a staccare questo connettore, ok? E quando si staccano i connettori degli airbag, donde evitare dei bug, si vanno sempre a staccare i connettori a macchina spenta e poi dopo si ricollegano e si può accendere la macchina. Quindi andiamo a staccare questa clip, andiamo qua a vedere come è tenuto su. È tenuto su semplicemente da due alette qua laterali, ok? Una e una due, quindi io se faccio così lui viene fuori. Questo praticamente nel nuovo schermo non ci sarà, quindi rimarrà all'interno, tanto è semplicemente una spia che ti sta ad indicare qualcosa che poi viene anche mostrato sempre sullo schermo principale delle nostre auto. Quindi questa è la nostra vecchia cornice, la mettiamo da parte e andiamo avanti. Ora si presenteranno quattro viti Torx, due su ogni lato. Si prende la, non so se ce l'hanno gentilmente scritto qui, ok, una T20 a Torx 20, con un cricchettino magari così vi siete più veloci, e andiamo a togliere tutte e quattro le viti. Mi dimenticavo, questo andate a riagganciarlo subito, non devo evitare che poi magari accendiate l'auto senza che lui sia attaccato, ok? Quindi abbiamo tolto le nostre quattro viti, ora basterà tirare il nostro stereo doppio D obsoleto, ma funzionante, uscirà. Andiamo qua dietro a lavorare, ragazzi, e in pratica, ok, qua abbiamo la nostra clip che si schiaccia e si tira indietro questa sicurezza e si apre, si stacca, ok? Qui abbiamo questa sicurezza, questa bianca piccolina, che noi tiriamo in su, vedete? E a questo punto là dentro c'è una clipettina, bisognerebbe alzarla da lì, eccola. Ok ragazzi, il nostro stereo è finalmente tolto, mettiamo da parte. Ora si va a prendere il nostro monitor. Prima del monitor abbiamo un'altra cosa, ragazzi, praticamente andremo a passare i nostri due cavetti USB, ok? Questa è la retrocamera e qua abbiamo i nostri due cavetti USB. Prendiamo le nostre USB, ok, che da una parte hanno i connettori che vanno dietro al nostro schermino e l'altra parte le USB. Andremo a infilarle laggiù, vi faccio luce ragazzi così potete vedere meglio là dentro, ok? Andiamo a infilarci qua dietro e arriveremo ad uscire da qua, vi faccio vedere bene, da qua sopra, ok? Allora ragazzi, andiamo a prendere queste clip d'argento dalla nostra vecchia cornice e le mettiamo su quella nuova, ok? Perché ci serviranno per aderire al cruscotto. Tanto basta fare un po' di leva. Sono un po' durine perché sono agganciate con delle lamelle, diciamo così. Bisogna fare un po' di leva. L'abbiamo tirata fuori. Mettiamo i due schermi uno di fianco all'altro. La ristringiamo un po' perché magari siamo andati ad allargarla per toglierla. Quindi è quella a sinistra. Il gancetto rimane all'interno. Questo gancetto qua rimane verso l'interno dell'autoradio. Quindi andiamo qui e ce la rispingiamo dentro. Ok? Andiamo a prendere l'ultima e poi andiamo avanti. Allora ragazzi, praticamente
per adattarsi a questo modello ben preciso, vedete, io qui non ho le quattro frecce come loro hanno predisposto qua, il tasto quattro frecce, ma ho quello dell'airbag, no? E quindi all'interno è fatto diversamente. Qua c'era un pezzo di montante, di spazio, dove poi andava inserito il pulsante delle quattro frecce, che a noi purtroppo sbatteva qua, quindi l'ho tolto via, per spaccarlo proprio tranquillamente, cioè non è... E si tolgono anche queste quattro punte qui, perché vanno a sbattere qua su e non vi permettono proprio di andare in battaglia. Tanto dovete pensare che c'ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 clip ad incastro bella sana, quindi non va da nessuna parte. Perfetto, allora adesso andiamo ad inserirgli tutti i vari connettori. Questo nero è il principale connettore che va qua. Ok, il connettore, diciamo, della nostra centralina che va qua. Poi abbiamo la nostra retrocamera, andremo ad installare in un secondo momento. Questo è il nostro adattatore, vedi questo connettore bianco, questo qua giù è il nostro adattatore che ci permette di entrare lì dall'antenna. Ok, qua abbiamo il nostro GPS che, volendo, si può portare qua su in alto da qualche parte per farlo prendere bene. Io lo lascio sempre qua dentro, non mi ha mai dato problemi, prende benissimo e non c'è alcun problema e nulla a vista. Preferisco, perché una scatolettina nera un po'... Oh, l'uccellino, sei incazzato? Oh, quanto casino fai? Micchia, eccolo. Perfetto, ragazzi, allora noi adesso andremo a testare un po' il tutto. Questa è la nostra retrocamera, ragazzi, che andrà con il nostro connettore singolo di retrocamera. Mettiamo già in sicurezza quel cavo e poi vedrete un altro video dove vi spiegherò come si passa la retrocamera. Abbiamo le nostre due USB, che naturalmente vedrete uno ha un connettore leggermente più grande dell'altro, quindi non farete problemi a trovare dove si deve andare ad incastrare. Tutti giù, controlliamo bene. Oltre a questi abbiamo giustamente questi, li mettiamo in su, possiamo appoggiare un secondo il monitor sul cambio, piano piano andiamo a prendere questo cavo e lo portiamo a quello dove vedete che c'è la clip, ok, agganciato, tiriamo giù la sua sicura, è a posto anche questo, e poi andremo a prendere il nostro big one, il nostro quad lock. Andiamo ad inserire il nostro mega connettorone e possiamo andare, ragazzi, finalmente a testarlo e a vedere se va o non va. Puoi fare tu mentre io continuo. Attenzione, ragazzi, già dà segni di vita. Togliamogli sta plastica perché mi ha già rotto. Ah, satisfaction. Ok, mi metti la retromarcia. Come vedete, noi il segnale già lo abbiamo, però mi rimane solo che da attaccargli la retrocamera che ho lì. Quindi nel prossimo video vedrete come si monta una retrocamera sulla Passat. Perfetto, ragazzi, non lo trovavamo, però è questo qui, Z-Link, è il CarPlay integrato all'interno. Quindi non avete alcun oggetto in più attaccato USB e cose, è tutto dentro. Bene, abbiamo controllato tutto dietro, andiamo a clipparlo giù un po' con forza. E il cassettino sembra un replay. E ok, ragazzi, ora ci siamo, perfettamente a filo, fatto apposta, praticamente dello stesso colore, è veramente bello, un'ottima resa con poca spesa. Let's go, andiamo avanti. Allora, ragazzi, la radio funziona perfettamente, si mandano avanti i pulsanti per salvare la radio, si tiene premuto qua e te lo mette qui, perfetto. Niente, chiudiamo la radio e andiamo a vedere le altre cose. In pratica, oltre a Google Maps eccetera, abbiamo anche la sezione delle app, ok? Si può andare su Play Store e scaricare qualsiasi app esistente per Android. Già troviamo al suo interno Netflix, Spotify, YouTube, Waze, cioè insomma tutte le applicazioni che si possono avere sui telefoni si possono avere anche su questo schermo, su questi Android. Che dire, ragazzi, il lavoro è finito, la macchina è svecchiata, ha perso tipo come mio 10 anni e comunque, vabbè, che dire, ragazzi, questo è tutto. Come avete visto è un lavoro anche abbastanza semplice e veloce. E niente, raga, ora andremo a portare la telecamera. Spoiler. Quindi, ragazzi, vi ricordo di mettere un like, commentare e condividere. Un altro video è appena finito. Vi ricordo che per me è ultra importante che voi vi iscriviate al canale, proprio uno dei tasselli più importanti di tutto il cerchio. E che dire, raga, spero vi sia piaciuto e mi raccomando, non perdetevi settimana prossima il prossimo video che parlerà della retrocamera annessa a questo schermino. Alright, ciao belli.
I love until I'm never the guy.